Cari amici, benvenuti al Respiro dell'Anima, la rubrica religiosa che vi fa compagnia tutte le settimane sulla stessa emittente alla stessa ora. Siamo qui all'interno del nostro piccolo studio di post-produzione e questa volta vi proponiamo alcuni servizi interessanti. In diocesi c'è stato il concorso dei presepi, c'è stata la premiazione, vi presentiamo alcune immagini delle interviste. Continua la scuola di formazione all'impegno sociopolitico diocesana. Abbiamo avuto con noi il professor Roberto Gatti dell'Università di Perugia, ascolteremo una sua breve intervista. E poi vi portiamo in un posto meraviglioso, nelle gole di San Venanzio, a visitare la Chiesa del Martire e l'annesso Eremo. Conclude questa rubrica, come al solito, la buona novella. E allora a tutti, buona visione. Con una folta partecipazione di pubblico sono stati premiati i presepi più belli che hanno partecipato al concorso Natale e Tradizione promosso nella diocesi di Sulmona Valva. La commissione composta da Umberto Malvestuto, Mario De Santis, Stefano Ranucci, Egle Gasbarro, Antonella Lagatta e Daniela Imparato, dopo un attento esame dei presepi in concorso, visionati durante il periodo natalizio, per la classificazione ha tenuto presenti i seguenti parametri: tradizione e religiosità, manualità, originalità, effetto scenografico. Numerosi sono stati i partecipanti divisi in tre categorie: parrocchie, istituti scolastici, famiglie e gruppi. È stato bello vedere le famiglie che hanno aperto le loro case per mostrare alla commissione i capolavori di arte presepistica, che ne ha visionate ben 42, percorrendo la diocesi e il territorio da un punto all'altro. L'idea di un concorso dei presepi promosso da Daniela Imparato e Stefano Marinucci è nata per valorizzare il presepio in famiglia e far riscoprire il valore religioso e spirituale autentico del Natale. L'idea è nata, visto che siamo anche in un periodo un po' particolare di vita, è nata un po' per far riscoprire alla gente il valore del Natale, il valore dello stare insieme. Anche per far capire ai bambini il significato della nascita di Gesù, cosa vuol dire, per farli stare un pochino più insieme le famiglie, tutto qui. C'è stato l'imbarazzo della scelta da parte della commissione, perché i presepi, nella loro diversità, hanno mostrato tutta la loro bellezza, la ricerca artistica, gli effetti particolari. Bene, noi siamo stati invitati a visionare questi presepi per questa edizione nuova dei presepi, cioè c'è stata l'idea di una rivalutazione del presepe che era tenuto un po' quasi in soffitta da molte famiglie, e naturalmente noi siamo stati invitati a visionarli e abbiamo stabilito alcuni criteri, cioè quella della manualità, della scenografia, abbiamo tenuto presente anche la grandezza del presepe, anche l'effetto religioso raggiunto appunto da queste scene messe in modo tale da creare appunto l'effetto coreografico. Per questo motivo il terzo premio è stato assegnato ex aequo. Il primo premio per la categoria famiglie e gruppi è stato assegnato a Iafolla Elena di Sulmona. Il primo premio per la categoria istituti scolastici è stato assegnato all'Istituto Onnicomprensivo Lombardo Radice di Sulmona. Il primo premio per la categoria parrocchie è stato assegnato alla parrocchia di San Nicola di Civitella Alfedena. Ci sono stati dei premi speciali ai gruppi AIAS, alla cooperativa sociale di Anversa Daphne, alla Proloquo Associazione Fiaccolata di Civitella Alfedena. Un pomeriggio vissuto all'insegno di una larga partecipazione di famiglia con i loro figli, di esponenti del mondo della scuola e della cultura. Un momento di sana competizione vissuto con vibrante attesa dei risultati in un clima sereno e di festa. Soddisfatti i partecipanti e gli organizzatori che si sono dati appuntamento già per il prossimo anno. Gli incontri di formazione all'impegno sociopolitico promosso dalla diocesi di Sulmona Valva suscitano sempre più interesse.
sono oltre 160 le persone che si sono iscritte al cammino di formazione. L'ultimo incontro è stato tenuto dal professor Roberto Gatti dell'Università di Perugia sul tema cittadinanza attiva e bene comune. È emerso come, alla luce di alcuni articoli della Costituzione italiana, è necessario oggi parlare e recuperare la cittadinanza attiva, cioè il godimento di diritti sanciti dalla Costituzione, diritti sociali e civili. Siamo chiamati ad eleggere chi ci governa, a partecipare alla cosa pubblica. Proprio nei momenti difficili e di crisi è necessario non rimanere chiusi, ma aprirsi e vedere. Una occasione per ripensare gli stili e i modi di vivere. Cristiani e cittadinanza attiva, quali relazioni, quali connessioni? Beh, innanzitutto i cristiani hanno, come dire, un bagaglio sia di tradizione spirituale sia di riferimenti teologici in questo senso molto forte. Pensiamo soltanto ai principi della sussidiarietà e anche al principio della solidarietà, che fanno parte non soltanto del magistero della Chiesa ma della teologia e anche del modo di pensare dei cristiani, nel modo di porsi nei confronti degli altri. Io credo che in questo senso i cristiani dovrebbero essere, in parte lo sono certamente, forse potrebbero essere anch'essi un po' più sensibili nei confronti di questo tema, perché dire sussidiarietà significa, come sappiamo, dire autogoverno in zone, spazi della società nei quali ancora questo autogoverno, sebbene dovrebbe esistere, non esiste. Anche qui richiamo gli esempi dell'impresa, della pubblica amministrazione. Pensiamo alla scuola, per esempio, dove ci sono organismi rappresentativi e partecipativi, ma sappiamo tutti che fanno parte di quella singolare forma di rappresentanza fittizia, di partecipazione fittizia, dove cioè la partecipazione c'è, o meglio, gli organismi della partecipazione ci sono, ma gli effetti della partecipazione sono quasi annullati. Quindi direi che anche in questo senso i cristiani operanti in Italia dovrebbero dare il loro impulso, come in parte già danno, come in questa scuola per esempio, a sensibilizzare di nuovo i cittadini italiani al tema appunto della cittadinanza, dell'essere membri attivi della società, perché questo significa in ultima analisi cittadinanza. Dopo la relazione tante sono state le domande rivolte al relatore. Il prossimo incontro di formazione è previsto per sabato 21 gennaio. Sarà tenuto dal professor Francesco Viola sul tema La persona umana e i suoi diritti. Cari amici, siamo qui nel comune di Raiano. Sto attraversando questa piantagione di olive. Quest'anno ce ne sono tanti, frutti abbondanti. Raiano è famosa per le ciliegie. Ogni anno qui si svolge una importante sagra. Il centro abitato conta circa 3.000 abitanti e si trova nella parte occidentale della Valle Peligna, proprio dove il tratturo Celano-Foggia declinava verso Sulmona. Raiano, nel centro abitato, ha dei monumenti importanti che meritano di essere visitati, ma oggi voglio portarvi a fare un viaggio in un posto interessantissimo. Stiamo percorrendo questo sentiero di montagna e siamo proprio qui tra i due monti, il monte Urano qui alla mia destra e il monte Mentino alla sinistra. È proprio in mezzo a questi monti che il fiume Aterno ha scavato un Grand Canyon e si sente forte il rumore. Nelle rocce è visibile il tormento geologico di epoche che si sono succedute creando le diverse stratificazioni. È negli incavi di queste rocce che nidificano il nibbio, le poiane ed è tornata anche l'aquila.
abbiamo ripreso il nostro camminare lungo sentieri impervi di montagna in queste gole e, come dicevo, a valle scorre il fiume Aterno. Questo fiume che si incunea in questa vallata, scava, fa sentire il fragore delle acque. Siamo in un ambiente naturalistico meraviglioso di unica bellezza. Sto attraversando questo ponte sotto cui scorre l'Aterno, il ponte che congiunge il comune di Vittorito a Raiano. E proprio da questo ponte ci rechiamo verso il mulino, ma prima voglio farvi vedere una cosa molto bella e interessante. E da sopra il ponte, tra le tante bellezze e meraviglie, cominciamo a vedere in lontananza l'eremo di San Venanzio. E dopo aver passato il ponte, un sentiero comodo e agevole ci porta giù verso il mulino nella direzione dell'eremo di San Venanzio. Il sentiero abbastanza comodo ci ha condotti qui, proprio davanti a questa antica struttura del mulino. È qui che si veniva a macinare. Ora di tutto quello che resta sono questi ruderi rimessi alla meglio, ma qui vediamo l'antica macina. Oggi c'è una comoda scala che ci permette di andare giù a vedere dove l'acqua del fiume Aterno entrava nel mulino per uscire e dare tanta forza per la macina. Dalla parte del mulino stiamo scendendo giù proprio vicino alle acque del fiume Aterno. Proprio qui che queste acque copiose, appunto abbondanti, da millenni scavano la roccia e camminano a valle per raggiungere il fiume Pescara e così arrivare all'Adriatico. Le acque corrono forti e poi si vanno a buttare giù a cascata in questo canyon meraviglioso e suggestivo. E dopo aver percorso il sentiero lungo il fiume Aterno, abbiamo ripreso la nostra macchina e lungo il viale dei cipressi siamo giunti qui. E che cosa vediamo sotto i nostri occhi? L'eremo di San Venanzio.
e sospeso sopra il fiume Aterno. E una comoda e agevole scalinata ci permette di arrivare proprio davanti al piazzale della chiesa. Intanto guardiamo la bellezza della natura, i ciclamini che in questo autunno inoltrato fanno bella mostra di sé con un ciuffo abbastanza colorato. E il nostro essere pellegrini ci ha condotto qui davanti alla chiesa di San Venanzio con l'eremo. Le sue origini sono remote, un documento ne parla addirittura nel XII secolo, ma con molta probabilità la sua costruzione è del XV-XVI secolo. Vedremo poi all'interno degli affreschi del Quattrocento. Entrando, la chiesa è ad una sola navata. Al centro dell'altare maggiore c'è la statua di San Venanzio. Secondo un racconto tramandato da secoli, San Venanzio nacque a Camerino, in provincia di Macerata, nelle Marche, da Soprino, senatore, e da Benedetta o Deodata, che morì poco dopo aver dato alla luce il figlio. Entrambi erano cristiani. Venanzio venne educato cristianamente. Il suo guida spirituale e maestro fu il sacerdote Porfirio, che Venanzio seguì quando avanzava il pericolo della persecuzione. Porfirio e Venanzio lasciarono Camerino e vagarono senza meta precisa. Finalmente pervennero verso il fiume Aterno, dove, come viene riportato in alcuni scritti, osservarono due altissimi colli che, dopo aver ristrette le acque tra fauci anguste, danno adito ad una lunga valle rivolta verso oriente. Qui si fermarono i due anacoreti per pregare e fare esercizi spirituali. Venanzio, il cui nome deriva da venari, che significa cacciare, quindi cacciatore, venne martirizzato il 18 maggio del 250 sotto l'imperatore Decio. San Venanzio è il patrono di Raiano. La festa ricorre il 18 maggio. Tanti sono i pellegrini che giungono da ogni parte d'Abruzzo e anche da altri luoghi in occasione della festa. È qui, proprio a questo santo, che è stata dedicata questa bellissima chiesa e l'eremo. La chiesa, molto bella e ben tenuta, ha due altari laterali e quello centrale, l'altare maggiore. Un altare dedicato a San Pietro. E l'altro è dedicato a San Giovanni Battista. La volta è abbellita da interessanti affreschi che hanno un'epoca antica, sono stati ritoccati non molti anni fa, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. La pietà dei raianesi si legge in una epigrafe grata al suo celeste patrono San Venanzio. Dopo la terribile prova dell'invasione e della guerra, ha voluto abbellire con i vivi colori dell'arte questo luogo già santificato dalla presenza del martire l'anno del Signore 1945. Ecco, sono i segni di una presenza di fede e di devozione continua per secoli di storia e che oggi è ancora viva. Percorrendo la navata centrale della chiesa, passando davanti all'altare maggiore, si entra nella sacrestia. È qui che c'è proprio il tesoro, diciamo, di questa chiesa, con gli affreschi nella volta del 1400-1500. Sono raffigurati gli evangelisti Matteo, Marco, Giovanni e Luca. Purtroppo la decorazione pittorica con il tempo è stata manomessa, ma è abbastanza visibile e con una cromatura folgorante agli occhi dello spettatore. Prima di arrivare davanti alla balaustra in legno dell'altare maggiore, che c'è una botola. Ecco, aprendo questa botola si scende giù.
faremo il percorso all'inverso tra poco, ma è il punto dove i tanti pellegrini salgono dopo essere stati nella parte bassa dell'eremo. Uscendo dalla chiesa, ora sul lato sinistro andremo a vedere un lungo corridoio stretto e angusto dove c'erano le celle degli eremiti. E qui vediamo le stanzette dove le celle dove c'erano gli eremiti. Sono delle celle con la porta bassissima, strette e anguste, proprio per la vita degli eremiti. E su queste pareti sono stati collocati tanti segni, ex voto dei pellegrini, dei devoti, che qui ogni anno si recano. Dopo aver percorso il corridoio con le celle degli eremiti, scendiamo lungo una ripida scalinata nella grotta che si chiama delle Sette Marie. E qui vediamo un'opera meravigliosa in terracotta del 1500. La gustiamo nella bellezza delle forme e dei colori. I volti appaiono nella drammaticità del pianto di fronte alla morte del Cristo. C'è compassione, c'è pianto, c'è tristezza, c'è velamento, ma anche una luce di forte speranza. Ecco, una porta in ferro permette di accedere sul loggiato che si affaccia proprio sul fiume Aterno. Qui siamo sospesi proprio sul fiume, tra la roccia e l'altra roccia, su questo sperone, su questa gola è proprio situato l'eremo di San Venanzio. E appoggiandomi alla parete scoscesa della montagna, provo a recarmi giù in una parte dove vedremo qualcosa di bellissimo. Una stanza a botte si apre come un occhio, una finestra che ci mette in uno scenario mozzafiato. Questa stanza a botte che si apre uno scenario meraviglioso, vediamo la natura e l'architettura, l'arte dell'uomo e la bellezza della natura. È qui proprio che siamo sospesi in questa volta su questo ponte e sotto scorre il fiume Aterno. E la scalinata indica proprio questo dover scendere dall'alto in basso. È come un'immersione nelle acque, è come un rivivere il proprio battesimo. L'acqua, simbolo di morte ma anche di vita. I tanti pellegrini un tempo, ma ancora ad oggi, si recavano fin giù a bagnare i loro piedi, a toccare la roccia, quasi una litoterapia, chiedendo guarigione. Guarigione fisica, ma soprattutto interiore, della mente e del cuore. Per chi ha fede, tutto è possibile. Il nostro cammino continua ancora e stiamo percorrendo una scalinata, dei gradini che ci portano ancora più giù, qui dove c'è la grotta che la tradizione vuole sia toccata e sia stato a riposo San Venanzio. Vediamo su questa grotta una grandissima croce, ma ciò che è veramente interessante è su questo intonaco postumo un volto antico della Beata Vergine Maria che guarda i suoi figli con grande tenerezza. La pietra che vediamo è abbastanza lucida perché i pellegrini venendo vi camminano sopra, vi passano quasi proprio a strusciarla, è levigata e intanto da qui si entra proprio nella parte buia, nella gola, diciamo così, in questa grotta che poi porta con questa scalinata naturale fin sopra. Provo ad entrare dentro la grotta,
mi sono calato proprio all'interno e sto salendo i gradini che man mano mi porteranno sopra. Attraversando la grotta si percepisce il buio, come essere sepolti, e poi man mano l'occhio cerca la luce e i polmoni si aprono al respiro. Sembra veramente di nascere e di venire nuovamente alla vita. E qui che il fedele, risalendo la scalinata, guarda San Venanzio martire, un testimone della fede, una fede radicata e fondata nel Signore Gesù, una fede salda. È l'invito che San Venanzio, venendo in questo santuario, in questo eremo, rivolge anche a noi, essere cristiani del terzo millennio, con una fede viva, vera, autentica, da testimoniare al mondo. Cari amici, in questo scenario di bellezza della natura, che ci rivela la bellezza e la grandezza di Dio, creatore di tutte queste cose, abbiamo colto alcuni luoghi. Qui sono stati gli eremiti, uomini che si sono staccati dal mondo per cercare Dio, cercatori di Dio. Lo hanno fatto creando il silenzio esteriore, ma soprattutto quello interiore, per ascoltare la parola di Dio, per una preghiera nel silenzio, per una penitenza, per vivere una austerità e nell'ascesi un cammino tutto verso Dio. Venire qui per me è stato un bel pellegrinaggio, una giornata in cui mi ha portato a cogliere ancora di più che Dio ci ama e che siamo chiamati ad amarlo, sulla scia di tanti uomini che lo hanno seguito e di San Venanzio martire, che con il suo martirio testimonia che vale la pena vivere e vivere per il Signore, perché il Signore Gesù è risorto ed è il Signore della vita. È Lui la nostra bellezza, la nostra gloria. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa «maestro», «dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Cari amici, Giovanni il Battezzatore, vedendo Gesù, dice di lui: «Ecco l'agnello di Dio». Due discepoli di Giovanni lo lasciano a queste parole e si mettono a seguire Gesù. Sapere che Dio stesso ci viene incontro lungo il nostro cammino, che ci cerca, ci fa sentire desiderati e amati, fa sorgere in noi il desiderio di poter condividere la storia di Gesù. I primi apostoli scelti in mezzo agli uomini trovano in Gesù il punto di riferimento. Essi sono chiamati a fare la storia con il Salvatore, a condividere le condizioni in cui vive Gesù, aderire a Lui senza attendersi nulla in cambio, se non il suo amore. Inizia così il cammino di questi uomini vicino al Cristo, fatto di alti e bassi, spedito ma anche impervio, non senza delusioni. I Vangeli raccontano la loro risposta alla chiamata come totale, pronta, gioiosa. Vennero affascinati da Gesù e lo seguirono senza esitare per stare con Lui. Ai due discepoli che lo seguono, come abbiamo ascoltato dal Vangelo, Gesù pone una domanda: «Che cosa cercate?».
Con questa domanda Gesù punta l'attenzione sui desideri profondi dell'uomo. I discepoli chiesero: «Dove abiti?» E Gesù: «Venite e vedrete». Gesù non chiede sacrifici, rinunce, sforzi inutili, chiede ad ognuno di entrare dentro se stesso, di conoscere il proprio cuore. Dove è Gesù, lì è il posto dove deve stare ogni discepolo. Seguire Gesù è un'avventura che tocca gli uomini e le donne di tutti i tempi. Accogliere il suo invito alla sequela cambia la storia personale, perché nella relazione con il Signore Gesù ognuno trova il senso vero della propria esistenza. A tutti buona settimana, pace e gioia.